Buongiorno. Allora, secondo la quantità che si poteva fare in casa, è vero che sono i campi difficili da fare in campi, chiaramente, ma anche voi avreste dovuto fare di più, anche se la profitta di campi forse è più meritata ancora rispetto a quella di Novara. Sì, noi sicuramente in questo inizio di giro di ritorno in casa abbiamo raggiunto risultati importanti, e mentre fuori casa non siamo riusciti a fare quello che volevamo, soprattutto sotto il profilo dei risultati, perché come hai detto tu a Carpi, secondo me la squadra non meritava la sconfitta e abbiamo fatto un grande secondo tempo, l'avevamo preparata bene perché sapevamo che il Carpi l'ultima mezz'ora sarebbe calato perché avevamo visto le partite precedenti. Abbiamo creato 3-4 occasioni nitide da gol e fuori casa non è mai facile, è un peccato perché abbiamo preso un gol evitabile, come ci è capitato a Novara. Quindi penso che dobbiamo lavorare per non ripetere certi errori di concentrazione o di concentrazione, di dare per scontato magari l'intervento giusto del compagno e cercare sempre di mettersi nelle condizioni di rimediare a un potenziale errore. Sì, come ho detto, il difensore deve sempre pensare negativo, e sempre pensare che comunque un compagno può sbagliare e mettersi nelle condizioni di potermi rimediare all'errore del compagno. Così non è stato nel primo minuto di Carpi, perché penso che dopo la partita abbia fatto solo lo Spezia, anche se il primo tempo no, non siamo riusciti magari a creare tante occasioni da gol come nel secondo, comunque il pallino del gioco era nostro e abbiamo creato dei presupposti per arrivarci, anche il primo tempo. Il secondo tempo invece ancora di più, ancora meglio, e purtroppo il gol non è arrivato. E paragonare due campionati e due annate non è mai semplice. Dobbiamo pensare a quest'anno e dobbiamo pensare che dobbiamo volere di più da noi stessi, soprattutto fuori casa, perché i risultati dicono questo, e quindi curare di più i particolari, dalle palle inattive alla semplice rimessa laterale, perché abbiamo preso gol su rimessa laterale a Carpi, come c'era successo all'andata. E quindi curare di più particolari e essere più cattivi e concentrati nelle piccole cose. Mancano ancora tante partite, è ancora presto per parlare di questo, secondo me, anche perché ci sono 7 squadre in 3 punti e basta una vittoria per scavalcare magari 3-4 squadre come ha fatto il Perugia e come ha fatto il Novara con 3 partite vinte consecutivamente o 4. E quindi magari se sabato vinciamo con l'Avellino si parla di uno Spezia che ha superato 3-4 squadre, uno Spezia in piena corsa per i playoff, come lo è anche ora. Sicuramente non arrivare ai playoff sarebbe un grande rammarico e vorrebbe dire che abbiamo fatto una stagione al di sotto delle nostre possibilità. Non è facile da spiegare.
Sicuramente giocare in casa per noi, avere il nostro pubblico dalla nostra parte, come lo è sempre anche fuori, però avere così tanto supporto ci aiuta a spingere di più, a cercare magari di più il gol. Dobbiamo cercare di farlo anche fuori casa, perché riuscire a fare punti fuori casa e a ottenere vittorie fuori casa ti permette di fare quel salto in classifica che ci manca. E quindi dobbiamo cercare di mettere la stessa determinazione, cattiveria e qualità di gioco anche fuori casa, anche se, ripeto, secondo me a Carpi la squadra ha fatto un'ottima partita, togliendo il gol stupido preso dopo un minuto. Quello che penso in generale è che un giocatore non possa cambiare le sorti di un giocatore solo non possa cambiare le sorti di una partita. Però senz'altro Diego è un giocatore per noi importantissimo, che ci permette sicuramente in fase offensiva di creare tanta superiorità numerica, perché è il giocatore che ha l'uno contro uno, diciamo, più forte della squadra, e quindi ci permette di, soprattutto quando le squadre sono chiuse, come l'è stato il Carpi, come l'è stato il Novara al secondo tempo, come succede anche in casa, perché tante squadre vengono per difendersi a Spezia, e ci permette magari di creare quell'imprevedibilità che a volte ci è capitato di non avere. Ma sai, in Serie B tutte le partite non sono semplici, perché ci sono squadre anche sotto che viaggiano a ritmi elevati, e basti pensare che abbiamo perso due punti importanti col Trapani in casa, e quindi dipende tanto da noi, da come affrontiamo la partita, da quello che mettiamo in campo, perché credo che siamo una squadra competitiva, soprattutto in questo girone di ritorno, senza infortuni e con i nuovi acquisti siamo una squadra che può combattere con tutti, che può portare via punti da tutti i campi e può provare a vincerle tutte. E, ripeto, dipende da noi, e sappiamo che possiamo dare di più, soprattutto fuori casa, sotto il profilo dei risultati. Siamo un po' delusi e cercheremo di lavorare di più in settimana per migliorare la nostra classifica. Sì, è stata una sconfitta che ha sorpreso anche a me, sinceramente, in casa l'Avellino, perdere 5-0 così, comunque contro una squadra molto forte come il Perugia, che ha dimostrato in questo campionato di potersi ritagliare una posizione in classifica importante. Però l'Avellino è un'ottima squadra con giocatori di categoria, e che va affrontata con le molle, con l'atteggiamento giusto che ci contraddistingue in casa, che ci ha contraddistinto anche a Carpi, però che senza comunque limando più possibile gli errori. Abbiamo parlato prima delle neopromosse. Sì. Questo campionato straordinario, se non viene detto, di spalla Primis, ti sorprende oppure è quello che succede spesso quando riesce a riportare la squadra che ha già abituato a vincere?
Ma in Serie B c'è tanto equilibrio, comunque negli anni passati anche si è visto che c'è sempre stato tanto equilibrio. Sicuramente Spal e Benevento, oltre a una struttura già importante nello scorso campionato di Lega Pro, ha acquistato giocatori importanti, basti pensare a Flocker il mercato di gennaio alla Spal, a Ceravolo del Benevento, a giocatori comunque che hanno sempre fatto bene in B e messi in una struttura già collaudata, hanno fatto e stanno facendo la differenza. E non credo che lo Spezia sia inferiore a queste squadre, quello che penso, e che debba fare in modo, almeno in queste 13 partite che mancano, di poter comunque lottare con le squadre di vertice per arrivare a una posizione di classifica importante per poter affrontare i playoff nel migliore dei modi. Non credo tanto mancanza di convinzione, perché, ripeto, se guardo l'ultima trasferta, io credo che la squadra abbia fatto il massimo fino all'ultimo minuto per portare un risultato positivo e l'abbia anche meritato. E, ripeto, secondo me bisogna cercare di limare gli errori il più possibile, gli errori in fase difensiva, gli errori di passaggio e bisogna farlo lavorando in settimana ancora di più, ancora più forte, e sono sicuro che arriveranno anche le vittorie e i risultati positivi fuori casa, perché comunque questa squadra è una squadra che ha sempre lavorato bene in settimana, che fino all'ultimo minuto dell'ultima giornata lotterà per arrivare ai playoff.